Salve a tutti, sono Lorenzo, mi presento e ho deciso di aprire un nuovo canale su YouTube e un nuovo video dedicato alle video recensioni di smartphone che sarà chiamato Esperienza Mobile. Il titolo mi sembra abbastanza chiaro e cercherò di portare la mia esperienza che ho sui telefoni e di raccomandarvi quali sono i migliori. Potete anche farmi domande nei commenti, vi risponderò, cercherò di rispondere sempre e così. Esattamente un anno fa, quindi il 12 marzo 2013, caricai il mio primo video su questo canale e il video ovviamente è quello che avete appena visto, quindi la recensione del Sony Xperia Z. Video che vedete adesso mi fa venire un po' la pelle d'oca perché insomma la qualità è quella che è e anche la recensione in sé proprio è pessima, però devo ringraziare quella recensione se ora sono qua dopo un anno a fare questo video dove ringrazio tutti voi, quindi più di 10.000 persone che mi seguite. Perché insomma io quando ho caricato quella recensione l'ho caricata un po' per gioco, però devo dire che in poco tempo raggiunse numeri che allora mi sembrano molto alti, come 4-5 mila visualizzazioni in un mesetto, che sinceramente non mi aspettavo, e quindi quello mi ha dato diciamo la spinta per continuare con il mio canale, migliorare gli strumenti eccetera eccetera, aumentare un po' il numero di telefoni che recensivo, perché comunque io già di mio cambiavo telefono molto spesso, diciamo 2 volte al mese. Però insomma, da quando ho aperto il canale, avete visto la quantità di telefoni che ho recensito, direi che è molto molto alta. In ogni caso, sono qui quindi per ringraziare tutti voi. Non posso, volevo leggere tutta la lista di persone, oppure comunque quelli che mi seguono più spesso, però ho detto che è impossibile, cioè ho pensato che è impossibile leggere 10.000 nomi, e comunque preferisco ringraziare tutti. So che c'è chi segue più spesso, so che c'è chi non mi segue più, so che c'è... Insomma, c'è di tutto, però comunque anche quelli che si sono iscritti una sola volta e non mi seguono più, devo ringraziarli, perché anche un singolo iscritto, che comunque l'iscritto in sé non è tanto importante, è più importante il fatto la visualizzazione, però l'iscritto comunque dà visibilità al canale, quindi meritate tutti un ringraziamento veramente molto, molto intenso, diciamo, da parte mia. Cosa dire? Adesso niente, quindi ho compiuto un anno. Quindi boh, mi ritengo ancora un canale molto giovane, perché prende 2 o 3 anni, non posso dire che sia un canale diciamo molto, neanche molto conosciuto, ci vuole abbastanza tempo su YouTube prima di essere abbastanza conosciuti, però devo dire che già 10.000 in un anno mi sembra un numero abbastanza notevole. Vi chiedo ancora di continuare ad aiutarmi, magari suggerendovi ai vostri amici appassionati di tecnologia, oppure su vari forum dove si parla di queste cose, se volete mettere il nome del mio canale mi fareste ovviamente un grande favore. Ho qualche ideuzza per quest'anno che viene, diciamo che quando arriverò ai 15.000 o qualcosa di più iscritti, pensavo di aprire una nuova, non so se chiamarla rubrica, comunque qualcosa di nuovo che non si è ancora visto su nessun canale di recensione, almeno, quindi boh, staremo a vedere. Adesso devo pensare un po' come organizzarmi, perché non è una cosa proprio facile, è una cosa che comunque coinvolge anche voi che mi seguite, ma di questo ne parliamo più avanti. E cosa dire ancora? Boh, insomma, sto improvvisando, perché insomma non è un video di quelli che devo prepararmi prima, anche se di solito improvviso sempre, perché penso che sia meglio fare dei video abbastanza naturali e spontanei, non quelli che sia così e si ripete una cosa alla memoria, perché non è il mio stile, diciamo. E niente, adesso vi dico subito che ho iniziato l'anno con Sony Xperia Z, e a breve, quindi questa settimana, dovrei recensire lo Z1 Compact, giusto per restare in tema, per chiudere il ciclo, aprire e chiudere con Sony il primo anno. Oltre a ringraziare tutti voi, ringrazio anche i vari uffici stampa che mi hanno mandato a terminare in prova, chi più chi meno, chi nessuno, ma quelli niente, mi devo fare una ragione, perché penso che prima dei 50-100 mila iscritti non ti guardino neanche. Adesso anche il sito, che obiettivamente ho trascurato un po', comincerò a seguirlo già di più, perché comunque tra l'altro vi dico anche che voglio cambiare la grafica perché mi ha già stufato, adesso sto vedendo di cambiarla con un mio amico. E cosa dire? Comunque niente, le recensioni le sto scrivendo sempre, quindi le recensioni scritte dei telefoni che testo la trovate anche sul sito. Le notizie però non ne sto scrivendo quasi nessuna, anche perché sono solo, molti di voi mi hanno chiesto di darmi una mano sul sito, ma ho diciamo rimandato. Adesso chi vuole darmi una mano seriamente, quindi vuole scrivere per il sito, può mandarmi una bella mail e provvederemo a fare l'account. Ovviamente siccome alla fine è tutto gratuito, lo fate per passione anche voi. Diciamo che dovete essere molto interessati e molto anche seri, perché comunque siccome siete già in tanti che mi scrivete, devo fare anche una specie di selezione, e ovviamente mi piacerebbe scegliere chi
lo fa veramente per passione, gli piace scrivere gli articoli, lo fa senza che gli pesi, quindi non deve essere un obbligo, un impegno troppo pesante per voi. Perfetto, cos'altro dire in questo video? Niente, io sono ancora alla ricerca di... Ovviamente i miei video non è che mi convincano ancora al 100%, quindi voglio cercare di migliorarli ancora, sempre di più, e per questo vi chiedo un aiuto, datemi tutti i consigli che volete, anche critiche, che sono sempre ben accette, ovviamente critiche sensate, ma so che voi che guardate questo video siete persone comunque serie, educate, che non scrivete mai, insomma, che mi scrivete sempre consigli in modo educato e gentile, quindi non posso lamentarmi da quel punto di vista. Adesso sto cercando ancora di migliorare l'illuminazione, sto facendo dei piccoli passi, devo, insomma, pian pianino cercherò di raggiungere, non dico la perfezione perché è impossibile, però di raggiungere un ottimo livello di video. Boh, basta, che cos'altro dire? Vi ringrazio ancora, vi darei un bel abbraccio a tutti, ma so che è impossibile, quindi potrei abbracciare la videocamera, ma sì, dai, abbracciamo la videocamera. Grazie a tutti. Eccoci qua, dopo questa cavolata, penso che il video possa concludersi qua. Vi saluto. Vi ringrazio ancora e ci vediamo con un nuovo anno di esperienza mobile, con le prossime recensioni, eccetera, eccetera. Ciao a tutti!